Premettendo che la credibilità di questo video con sti capelli qua andrà sicuramente a puttane, oggi ragazzi volevo portarvi questo video, questo vlog, chiamatelo come volete, nel quale andremo a parlare, e l'avrete sicuramente già capito dal titolo, della Destiny Challenge e della sua fine. So che alcuni di voi potrebbero essere dispiaciuti, però adesso vi spiego le ragioni che mi hanno portato a concludere questa serie. Poi ovviamente sia chiaro, siete liberi di crederci o meno, potete anche credere che io l'abbia interrotta per questioni di visualizzazioni o per rapimento alieni, non è un problema. Io esprimo quello che devo dire, che uno ci voglia credere o no, poi è solo una questione sua, sinceramente. Detta questa piccola cosa per evitare certi commenti, vi dico semplicemente, schiettamente, quello che mi ha portato a questa decisione. Io, confrontandomi anche con altre persone, ho riscontrato come il prodotto finale, che è stata la Destiny Challenge, non abbia rispecchiato minimamente quello che avevo ipotizzato di portare all'inizio di quello che all'inizio della mia all'inizio all'idea originale, no? Quello che doveva essere l'idea originale non è stato poi quello che è avvenuto all'interno di YouTube, su YouTube con i video, nei video. E questo mi ha fatto pensare che la serie non fosse pronta ancora per essere portata. Perché la mia idea, non so bene come spiegarvelo, ma era fare un qualcosa di molto innovativo, portare Pokémon in un modo diverso, no? Portarlo magari con dei tagli, con dei montaggi, non è poi quello che ho fatto e quindi non sono stato soddisfatto del prodotto finale. Questo mi ha portato non solo a non apprezzare il video in sé, ma a non volerlo neanche fare. Magari mi sono ritrovato molte volte a registrare la Destiny Challenge per il giorno dopo, come fosse un compito di scuola, visto che adesso va tanto di moda parlare di scuola su YouTube, così lo posso mettere nei tag. Grandissimi raga. Sto scherzando, ovviamente si fa per dire. E nulla, per l'appunto mi ritrovavo a registrarla con una sorta di controvoglia che sinceramente non aveva senso. Rischiava di far la fine della Crazy Locca Pokémon Nero 2, che arrivavo a fine serie scoppiato. E tra l'altro è ironico come ogni anno io debba fare un video di questo genere, ma sti gran cazzi. Sinceramente, anche confrontandomi con altre persone, per la terza volta che interrompo una serie, ho preferito dire schiettamente le cose in un video in facecam, piuttosto che inventarmi un problema tecnico, piuttosto che fare apposta e perdere la serie, a parte che era impossibile perderla quella serie alla fine, perché la randomizzazione me lo stava mettendo in culo in senso positivo. E quindi ho preferito mettermi qua davanti alla facecam, spiegarvi le mie ragioni che mi hanno portato a interrompere questa serie, che di base sono il fatto che il prodotto finale non mi piacesse, il fatto che questa cosa che non mi piacesse mi portasse a non voler neanche registrare la serie, e sinceramente, sarò sincero perché sono sincero, anche al fatto, ragazzi, che usciva un video a settimana. E che sinceramente YouTube me l'ha buttato un po' giù. Non fraintendetemi, andava bene come serie, andava molto bene per essere un let's play, perché comunque erano 2000 visual, io ho 10.000 iscritti, quello era un quinto del pubblico. Ne faceva solamente 1700 e basta. Ne faceva 700 in meno della Egglock, che comunque è una serie in coop e ci sta come cosa. Quindi la serie andava bene, andava bene. Anche a livello di like a voi piaceva molto, mi spiace, però non era quello che volevo. E se una serie non piace a me, penso che sia difficile trasmetterla a voi, soprattutto sul lungo andare in sostanza. E quindi ho preferito chiuderla. Questo vuol dire, ragazzi, che cercherò anche di studiarmela meglio, perché le regole erano un po' traballanti, le ho modificate di qua di là. Se un giorno io riuscirò a studiarmela meglio e riuscirò a mettere in atto quella che era la mia idea originale, ossia portare Pokémon in un modo diverso, con delle regole diverse, portare qualcosa non solo di innovativo, ma anche che piacesse a me e che mi rendesse orgoglioso sostanzialmente di quello che avevo creato, allora sicuramente la riporterò. Non sarà facile, perché comunque ci sarà la scuola di mezzo e tutto quanto, però non è che con questo video voglio eliminare per sempre questo tipo di challenge. Semplicemente in questo momento non era forse il momento, non era pronta come challenge. E quindi ho preferito fermarla. Buona, come per la Crazy Lock del resto, tra l'altro. Anche con la Crazy Lock di Nero 2 io ero stato molto schietto, ho detto che non ce la facevo più, l'ho eliminata, via. E spero che voi capiate questa situazione anche per questa serie in sostanza. Poi sì, lo so, ci saranno i soliti maliziosi che penseranno che io l'abbia fatto per le visualizzazioni di qua di là. Io non ho neanche la partner in questo momento,
soldi non ne guadagno, motivo di interrompere una serie perché faceva 700 visual in meno di un altro let's play solo perché era in cop, non ne avevo, la serie andava bene, il prossimo let's play che porterò, che sarà quello per colmare le vacanze, andrà sicuramente peggio perché è normale, lo porterò molto meno spesso, è normalissimo. Non mi interessa se la serie piace a me e fa due visualizzazioni, va benissimo. Qua ho sparato una stronzata, la serie deve avere comunque un minimo di riscontro da parte degli iscritti, se no non ha senso, faccio video per me e li metto in privato, altrimenti. Se la serie non piace a me e va bene come la Destiny Challenge, secondo me è un problema perché a lungo andare non solo rischio di rovinare me stesso, perché poi dopo la salita mentale muore, ma rischio anche di rovinare la serie, di rovinare magari la vostra attenzione sul canale, quindi di perderci sia io che voi. Quindi ho preferito interromperla, essere schietto e buono, l'avrò detto 14 volte, non mi interessa. Adesso stoppiamo sto video perché già non ne potrete più di sentirvi dire le stesse cose. Quindi nulla, spero che capiate la mia scelta. Io lo sto dicendo con molta serenità. E tra l'altro c'è una bella musichetta allegra di sottofondo come al solito. Spero che il video vi sia piaciuto. Cioè non tanto il video quanto magari il contenuto. Comunque la sincerità, insomma. Spero che qualcosa vi sia piaciuto. Magari il poster vi piace, mettete like, non lo so. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Spero che non mi conosciate con questo video, se no è un problema. Sì, sono con questa roba qua perché tipo mi sono scottato dietro. E tipo se non metto una roba del genere muoio. Però sti cazzi, c'ho poche ore di sonno. Adesso vi parlo un po' di cazzi miei. C'ho poche ore di sonno perché ieri sono andato a letto alle 3:30, che sono andato un 18esimo. E nulla, buona. Passate dai social per mettere la campanella. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.